Nell'ultimo decennio del XIX secolo, la geografia artistica cambia radicalmente e pur rimanendo Parigi il motore propulsore dell'arte, emergono altri centri che ampliano l'area di elaborazione dei prodotti artistici originali. Questo cambiamento corrisponde con le secessioni degli anni 90 di Monaco, di Berlino e di Vienna. Quest'ultima fu appoggiata dal governo e fu ritenuta indispensabile perché la cultura artistica austriaca potesse crescere e arrivare a confrontarsi con il contesto della Mitteleuropa. L'occasione di rottura per la componente più innovativa del Kunsthaus, l'Associazione degli Artisti di Vienna, fu il rifiuto di un'opera del pittore naturalista Engelhardt all'esposizione del 1897. Un gruppo di artisti, capitanati da Klimt, decise di uscirne, costituendo così la secessione viennese. Questa non fu certamente un evento traumatico, tanto che a presiedere il nuovo organismo fu chiamato Rudolf von Alt, che dal 1861 fu tra i fondatori del Kunsthaus. Il comune di Vienna concesse ai secessionisti un'area sulla quale fu costruito un edificio destinato alle esposizioni, progettato dall'architetto Josef Maria Olbraich. Sulla facciata del palazzo campeggia il motto della secessione, ad ogni tempo la sua arte, libertà per le arti, che rispecchiava l'apertura a tutte le tendenze innovative e alle esperienze europee che in quegli anni erano ritenute innovative, di tendenza e di rottura, dai naturalisti ai rappresentanti dello Stimmung Impressionismus, ai simbolisti. La secessione portò a Vienna i protagonisti dell'arte dell'ultimo ventennio del secolo, grazie anche alla rivista Versarum, che rappresentava e diffondeva le opere dei secessionisti. Parte fondamentale della secessione viennese la ebbe la Scuola delle Arti Applicate, che dal 1900 ebbe come insegnanti il pittore e grafico Colm Moser e l'architetto Josef Hoffmann, che con il concetto di opera d'arte unitaria posero le basi della cultura secessionista. Da questa scuola uscì Gustav Klimt, che fino al 1905 fu la figura di maggiore importanza della secessione. Quando uscì dalla scuola di arti applicate, Klimt si dedicò alla pittura decorativa di grandi dimensioni in ambienti pubblici, arrivando al successo con lo scalone del Kunsthistorisches Museum di Vienna, dipinto tra il 1890 e il 1891. Già in queste opere si intravedono le istanze simboliste e la spinta alla stilizzazione. Lo stile oramai maturo di Klimt si coglie nei pannelli allegorici rappresentanti la giurisprudenza, la filosofia e la medicina, eseguiti per l'aula magna dell'università, che però non furono accettati per la loro antipositività della scienza. Il suo linguaggio si era orientato verso uno stile di grande raffinatezza e da un gusto decorativo permeato da un prezioso cromatismo, in raffigurazioni di grande valenza simbolica e allegorica, come il Nuda Veritas o l'Abbraccio. Con i ritratti femminili e con la pittura di paesaggio, dove il senso di decorazione arriva ai limiti dell'astrattismo, Klimt concluse la sua carriera come protagonista della scena artistica viennese. Altri protagonisti di questa scena furono due insegnanti della Scuola di Arti Applicate, Moser e Hoffmann, che dal 1903 avevano dato vita a laboratori cooperativi di artisti artigiani, che furono fondamentali per il rinnovamento della grafica, della ceramica, degli oggetti di arredamento domestico, dei tessuti e delle carte stampate, anticipando così l'esperienza del Bauhaus e andando a formare un sostrato culturale nel quale si formarono Oskar Kokoschka e Egon Schiele. Capire i linguaggi che ci hanno preceduto ci aiuta a capire quelli presenti e magari a crearne di nuovi. Buona arte a tutti!